aveva l'aria di essere una cosa importante. Che gli dicevo di no. Quando? Chiariamo subito una cosa. Non ho voluto vederti per convincerti a cambiare idea. Però neanche per farti le scuse. Che bell'inizio. E quello che volevo, Asia, è chiederti un favore. Domani devo andare fuori città per un impegno di lavoro importante, ti ricordi? Sì, certo. Ho promesso a Tommy e a Carlotta che li avrei portati con me. Però se tu non vieni, come faccio? Mica posso assumere la prima che passa, no? Con me l'hai fatto. Sì. Però i colpi di fortuna capitano una volta. E tu lo sei stato. Quindi se tu non vieni, i bambini devono rimanere a casa, però ci rimarranno male. Senti, sei molto simpatico. Immagino che offrirti un aumento non servirebbe, giusto? Giusto. Giusto. Senti, Asia, quello che ti chiedo è di mettere da parte le nostre divergenze per 2 giorni. 2 giorni. Fallo per i bambini. Dopodiché ognuno se ne va per la sua strada. Però mi stai alla larga. Affare fatto. Già ci aiuti moltissimo. Non è necessario che tu venga tutti i giorni. Una donna nella tua posizione avrà tanti impegni, immagino. Insomma, non poi così tanti. E comunque lo faccio con immenso piacere. Ne sono felice. Sorangela. Venga presto, Helen è molto grave. Arrivo. Povera Elena. Come va, dottore? Sempre uguale, la situazione è critica. Respira a fatica. Avete chiamato un'ambulanza? Sta arrivando. È successo all'improvviso, io ho fatto tutto quello che potevo. Però ha perso molto sangue. Coraggio, Elena. Stanno arrivando, resisti. Per favore, non lo abbandonare. Non abbandonare Davide. Non lo abbandonare. Presto, non c'è tempo da perdere. Deve uscire, signora. Bisogna fare subito una trasfusione. Ha difficoltà respiratorie. Lo so, la situazione è grave. Abbiamo bisogno di sangue e subito. Aiutami a preparare tutto. Per ora è stabile, ma ha una seria insufficienza polmonare, almeno così mi hanno detto. Povero piccolo. E lei chi è? Sono l'avvocato che si occupa legalmente delle adozioni all'istituto. Marco Eroli. Piacere. Piacere. È un bambino bellissimo. Sì, è vero. Ero venuto per far firmare i documenti alla madre, ma... Lei come sta? Felice di sapere che questo bambino ce l'ha fatta. Sì, anch'io sono felice. Avete visto che bel panorama? Sì. Sì.
Ho portato la videocamera di Carlotta apposta. Tanto io non la uso. Perché? Non mi ci diverto più. Sono contento che tu sia venuta con noi, Elide. Anche io sono contentissima. Sai, poi è tanto che mi propongono di fare una mostra qui. Così ho colto l'occasione per valutare meglio l'offerta. Stefano? Eh? Dai, su, non preoccuparti. Te la caverai benissimo. Speriamo, Elide. Eh sì. Speriamo. È l'assistente di Kochev. Pronto? Sì, siamo arrivati. Sì, certo. No, no, va bene, tra un paio d'ore. Sì, tra un paio d'ore saremo lì, va bene. No, saremo in due. D'accordo. A dopo, grazie. Asia, scusami, posso parlarti un momento? Certo. Però non erano questi i patti. Ma è soltanto un pranzo. Il peggio che ti possa capitare è fare indigestione. Ma tu mi ci vedi a un pranzo d'affari? Ci sono molte regole non scritte nel mio ambiente. E una di queste è presentarsi in queste occasioni accompagnati. Ci sarà anche la moglie di Kochev. Perché lo chiedi a me? Sono sicura che ci sono milioni di donne disposte ad accompagnarti. Io non sono una di quelle. Giuliana, sono sicura che lei verrebbe a nuoto pur di stare con te. Perché non l'hai chiesto a lei? Secondo te perché? Se non ci sono io, chi sta coi bambini? Elide, gliel'ho già chiesto. Ti sei organizzato bene, eh? Però stavolta hai fatto male i conti, perché io sono venuta per stare solo coi tuoi figli. E quindi passerò il giorno con loro, ok? Cosa posso fare per convincerti? Fare qualunque cosa. Cavolo. Stefano Loi, l'uomo al quale basta schioccare le dita per avere qualsiasi cosa, sta pregando una babysitter. Sì. Ascolta. Lascia da parte tutto il resto. Questo pranzo per me è un esame. Quello più importante. Se non lo passo, ci saranno molte famiglie a rimetterci. Averti al mio fianco mi aiuterebbe. Asia, ti sto chiedendo un aiuto. Vabbè. Vabbè, io giustamente non posso pretendere niente da te. Vado bene vestita così? Ma certo che no. Vieni con me. Posso esserle utile, signore? Sì, faccio provare questo alla signorina, per favore. Magari anche con delle scarpe. Vado a prenderne uno della sua taglia. Mi segua. Quant'anni in 5 minuti. Sì, ha ragione. In effetti non mi sembra proprio il suo genere, signorina. Non credo che ci sia molto per me qua.
Sono sicura che per lei quello non è un problema. No, lui è solo il mio capo, io sono la babysitter. Mi sono anche licenziata, quindi... Sì, certo, lei si sarebbe licenziata. Sì. Prego. Le sta benissimo. Sembra fatto apposta per lei. Fai un giro? È perfetto. Tolga pure il cartellino. Ottima scelta. Успокойся. Ты знаешь, я не люблю это. Зато это прекрасное вино. Немного мне. Мне тоже. Sì? Per il signor Cocci. Va bene.